Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, crisi insanabile per la coppia. Un'altra coppia del mondo dello spettacolo si starebbe per dire addio. Stiamo parlando di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Sì, proprio i due, che sembravano essere prossimi al matrimonio, sarebbero invece in crisi nera. Legati da 5 anni, Lorenzo e Manila avevano superato anche la prova di Temptation Island, programma che li aveva visti protagonisti nel 2020. Dopo quell'esperienza, era arrivata anche la proposta di matrimonio. Qualcosa evidentemente si è rotto tra l'ex Miss Italia e Lorenzo. Lo hanno spifferato fonti vicine a Manila, che parlano di una crisi insanabile tra i due. Insomma, l'addio sembra essere dietro l'angolo. Nulla è ancora stato confermato, ma i più attenti hanno notato l'assenza sia di Manila che di Lorenzo dai social. Da tempo non si vedono insieme e, stando ai bene informati, lui avrebbe diminuito drasticamente le sue trasferte da Firenze a Roma, città in cui vive la fidanzata. Insomma, l'ex calciatore preferisce rimanere in Toscana, lontano da Manila. Non è certo un bel segnale. C'è chi addirittura sostiene che la loro storia sia già finita da diverse settimane e che la coppia, per questione di privacy, starebbe evitando di fare annunci ufficiali. Pare un po' strano anche questo fatto, visto che il loro amore è stato sotto i riflettori in questi ultimi anni. Prima a Temptation e poi anche al GF VIP, dove l'ex Miss Italia è stata una delle concorrenti. Se le indiscrezioni apparse in rete in queste ultime ore venissero confermate, ci toccherà assistere ai titoli di coda di una storia d'amore importante. Insomma, sembra che per i VIP di casa nostra non ci sia pace dal punto di vista sentimentale. Ricordiamo gli addii eccellenti di questi ultimi mesi, primo tra tutti quello tra Totti e Ilari, senza dimenticare quello più recente, tra Elena Sofia Ricci e il marito. Oppure quello tra Claudio Amendola e Francesca Neri, o il divorzio tra Alessia Marcuzzi e il marito, Paolo Marconi Calabresi. Comunque sia, se sul fronte sentimentale le cose tra la Nazzaro e Lorenzo non sembrano andare bene, tutto sorride sul fronte professionale. Per l'ex Miss Italia ci sono importanti novità. Dopo la fine burrascosa del rapporto lavorativo con RTL, la donna è pronta a lanciarsi in un nuovo progetto, sempre in radio. Questa volta in Rai. L'ex calciatore invece si starebbe allenando in vista della sua prossima partecipazione all'Isola dei Famosi. Amoruso infatti dovrebbe essere uno dei concorrenti della nuova edizione del reality al via il prossimo aprile. Dopo il naufragio sentimentale, Amoruso è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura televisiva. Va comunque tenuto presente che la rottura non è stata confermata dai diretti interessati. Potrebbe trattarsi anche solo di un momento di crisi. Vedremo. Attendiamo news o comunicazioni ufficiali. Si saranno davvero lasciati? Cosa ne pensate? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.